Buonasera a tutti, sono Luigi Onaracus e Previte, benvenuti alla Boss Rush Showcase del team Goku Lineage. Non è il Perfect Team, manca Bardock LR, lo affronteremo il Perfect Team nel momento in cui avremo l'analisi del team, domani direi. Ma iniziamo a provare un pochino come si comporta il ragazzone. E mentre prendo di sopra è caduto qualcosa. Come discorso invece globale, dopo Vegeta, in quanto Vegeta, comunque vorrei usarlo per far vedere un pochino come si sviluppa la battaglia. Vorrei parlare degli showcase. In quanto oggi c'è stata una discussione su uno dei vari gruppi WhatsApp in cui sono, in cui abbiamo parlato di come gli showcase molto spesso siano fatti col culo e siano totalmente inutili. Quindi volevo dirvi il mio parere, poi liberissimi di essere d'accordo o non essere d'accordo, questo sarà semplicemente il mio parere riguardante la questione. Counter. Ora nell'air buttiamo nel turno in cui deve stare. Mi ricordo che cavolo di abilità ce l'ho con Full Power ora. Cioè non mi ricordo neanche qual è l'ultimo bacio in cui ne ho trovato delle copie. Devo dirla tutta, un vuoto di memoria riguardo Goku Full Power. Sempre per creare la tonazione, intanto andiamo di active. Ma sì, andiamo così. Tora e ability 0, proprio manco l'ho buildato. Subito la specie ci becchiamo naturale. Allora, nel mentre quindi continuiamo qua con il giro della Rush, continuando a provare il PG, parliamo un attimino dell'argomento, ovvero gli showcase. È uscito l'argomento, ok, la batteria al 20%, ma basta, avanza. È uscito questo argomento oggi parlandone, perché parlavamo di Vegeta Int, l'LR, Shiteta Superior. Probabilmente uno dei PG più inutili mai nati, perché era nata la discussione su se era o no inutile. Intanto qua carica i miliardi Goku, perché c'è quella famosa
tra virgolette. Ah no, ok, la Ability 2 amico, okay, ecco perché ha caricato così tanto. C'era quella famosa, quel famoso video showcase di Giangiro, come cavolo si chiama, non mi ricordo neanche come si chiama quello youtuber. Comunque c'è quel video là in cui Vegeta arriva a caricare milioni e alcuni anche su Facebook ho letto, ma come mai se ne parla male, che è un TG della Madonna. Allora, ci sono showcase e showcase, ragazzi. Chiunque è capace, chiunque, sottolineo, pigliare un PG scarso o buono, metterlo con doppio leader nuke e fare un video prova nuke, showcase nuke. Ok, si fa, ma tecnicamente è un video del cazzo, è un video inutile, perché è un video inutile, mio avviso, queste sono tutte mie opinioni, poi se sei d'accordo o no, perché non succederà mai, ma mai, che ci sarà un momento in cui si può usare nella punching machine, ma tanto si sa che sono due PG che fa la punching machine, Gokusa e Gon LR ad Ability Full, quindi buona anche là, non serve un cavolo. E poi, tra parentesi, quei video là sono anche qua, ci godo come un maiale in calore che questo Goku ci abbandona malamente. Vero che ci abbandona malamente, aspetta un attimo. Sì che ci abbandoni malamente. Non mi fai la sorpresina, vero? Questo è il mio Goku però, Ecco, sì. Ci abbandona malamente, quindi ci facciamo la perfect run quasi sicuramente. Dicevo, sono inutili perché anche parlando di punching machine, perché ah no, non è il mio Goku, è sempre quell'amico. Perché anche prendendo la punching machine, magari c'è da ricordare che non si possono usare gli oggetti nella punching machine. In quei video vengono usati, quindi a cosa serve? Serve a prendere quella fascia d'utenza che pensa solo ai numeroni e si eccita vedendo i numeroni, pensando oddio il PG allora è buonissimo, che però non sa o non ha modo di analizzare il video in sé. Io il video di Giangiro l'ho visto, tanto che queste persone hanno messo gli screen della turnazione, cioè manco aver messo solo gli screen di danno che magari era difficile affrontare per il cavolo, che turnazione, no, turnazione, Vegeta, Bardock Super Saiyan 2, bra. E arrivava Vegeta a fare una cosa come 2 milioni e mezzo, 3 milioni totale, con gli additional e tutto. E naturalmente, ed è anche giusto così, uno che magari è nel gioco da poco, non conosce le meccaniche, dice cavolo, è un PG da 3 milioni, perché mai si può pensare che sia un brutto PG, cioè un PG che fa 3 milioni, cavolo. Però chi segue un attimino, vabbè qua va in, qua implode, cioè qua sto povero Goku, lasciamo perdere, almeno fa danno, tanto mi incarico totalmente, quindi proprio sono quei danni gratuiti, inutili in questo caso. Chi però il gioco magari lo conosce un po' meglio, si informa e altro, si fa due conti. Conto 1, era un Vegeta Lineage doppio Vegeta LR. Ora te spiegami, in un Vegeta Lineage doppio Vegeta LR, quando mai ti capiterà la turnazione Vegeta LR Inc. doppio buffer se non la vuoi tenere te? Mai. Perché per quanto puoi avere il team poco pompato con pochi PG, se proprio perché hai pochi PG, i due Vegeta LR stanno in turno. Quindi già qua la turnazione è improbabile, cioè può capitare una volta quando devi creare le turnazioni buona. Quindi già questo prende tutta l'idea che sia uno showcase sensato da buttare nel cesso. Però andiamo oltre questa prima cosa, in modo ti becchi active, ti becchi mia nonna in cariola. Anche perché se non ti faccio tanto male, te me ne fai tanto, ma tanto, ma tanto. Quindi meglio che le buschi. Quindi già questo solo basta rendere quello showcase quasi inutile, perché un conto è dirmi mi crea un team in cui ha delle rotazioni sensate e allora mostro magari in una boss rush, perché praticamente l'unico posto in cui puoi mostrare un PG sono boss rush e road, e la road ci sta anche se è una difficoltà leggermente particolare, in un Dokkan Event in alcuni attacchi sono delle dimostrazioni del cavolo, cioè qua si riescono a vedere questi PG come si comportano bene, perché sono 5 boss fight di fila. Quindi si vedono varie situazioni, si può rivedere il danno contro vari nemici, quanto subiscono. Qua si nota che Goku comunque le busca, non ha danni a due cifre pre-special. È un buscare del cavolo, perché
non le busche in realtà, però le special gli fanno 100.000. Vegeta stessa situazione, le special gli fanno molto meno, quindi già si capisce che difensivamente parlando Goku è nella norma. Pre-special, post-special diventa un bel muretto pure lui, eh. Cioè, qua le buscheremo a morte su Tora, ma le buschiamo come se non ci fosse un domani. Comunque, seconda cosa, grazie al cavolo fa 3 milioni, c'è doppio buffer in turno per un totale di un 70, quanto è Bardock? Bardock è un 30, di un 70% di buff. Anche mio nonno ci arriva quei danni, sinceramente, con un 70% di buff. E qua la preferita non potrebbe essere bella che è andata a quel paese. Può sembrare una cagata che ho fatto, ma no, era per prendere qualche orbe e ricaricarmi un po' di HP. Tanto dovrei chiudere con questa special tranquillamente. Cioè, alla fine Goku Super Saiyan 4 serve, questo team serve a farti le rush quando devi farti tipo 50 run, se durano 4 turni sempre. Comunque, quindi, cioè, non è una turnazione sensata. Terza cosa, lui ha fatto 3 milioni, gli altri due hanno fatto pressappoco 0 di danno. Questo vuol dire che ipoteticamente io mi prendo 2 PG più scarsi che fanno 1,5 milioni di danno più un buffer, magari questi qua mi arrivano 1,7 milioni, sono meglio di Vegeta, seguendo un rapido ragionamento. Perché se Vegeta da solo con un buffer arriva in totale a 3 milioni il turno, non è chissà quale turno, cioè siamo abituati a peggio. Noi siamo abituati a PG che arrivano a 3 milioni free to play anche, però che generano nel turno cose di più. Vegeta LR, Cooler LR, nelle condizioni ottimali raggiungono anche loro i 3 milioni, ma non è che se non ci sono quelle condizioni fanno fatica. Vegeta LR fa fatica a raggiungere la 18 che in team, fa fatica lui. Quindi, e questo porta proprio a, ci ha provato una discussione tranquillissima, non una discussione animata, né altro, no, una discussione tranquilla in cui si è discusso di cosa, di come dovrebbero essere fatti gli showcase. Io dalla mia, ho il mio pensiero che gli showcase sono questi, sono o neanche tanto i video in cui faccio le run di un Dokkan Event, per quello è uno showcase del Dokkan Event, non è uno showcase dei team. Salvo che non sia un team free to play o team molto scarsi, perché dura un poco, cioè una battaglia di 5-6 minuti, un video di 5-6 minuti non è uno showcase, a meno che non sia fatto in maniera molto particolare, non puoi definire lo showcase. Perché cosa mostri del PG? Mostri che il nemico viene shottato tutto, grazie al cavolo. Bisogna creare delle situazioni diverse, varie situazioni. Qua muovere le rotazioni, beccarsi i nemici con abilità diverse, situazioni qua sono 5 nemici, un'altra cosa sono situazioni diverse. Questi sono showcase a mio avviso, non test nuke, video di 5 minuti o cavolate simili. I showcase devono essere cose che mostrano in più campi possibile il PG, il team, perché bisogna metterlo sotto pressione. In Dokkan è difficile, cioè io l'avevo detto pre questa boss rush che iniziava a essere tosta per me organizzare showcase decenti, perché gli eventi iniziavano ad essere troppo una schifezza. Non siamo chissà che livello con questa, però già Goku I che rompe un pochino le scatole, Jiren che può rompere le scatole, ti danno un attimino più movimento, più possibilità di capire bene come si muove il PG, quanti turni dura. Qua stiamo vedendo che più o meno ogni Dokkan Event dura sui 5 turni con questa versione non ottimale, che ha i suoi problemi perché le busca sangue in determinati momenti, anche dato il fatto che non ho dato l'ability, anche se ce l'ho sbloccata, ai buffer, però c'è da sottolineare che il nemico deve arrivarci, perché non è una cosa scontata come può sembrare. Il nemico deve arrivarci ad attaccare i buffer, che non è detto che con Goku, Gohan LR e il resto ci arrivi. Quindi sono tutte cose da tenere in considerazione quando si fanno showcase. Questo lo dico anche magari
a quei youtuber molto piccolini, e non parlo di gente seguita, eh. Cioè, meno male loro penso che lo sappiano, perché c'è, che lo sappiano come si fanno i video. Parlo di quelli là che magari hanno 50, 100 iscritti che ci sono in giro. Se ogni tanto mi faccio il giro dei canali sconosciuti di Dokkan in Italia per vedere se c'è qualcuno che merita. Cioè, me li vado a vedere, in che non sanno come portare. È naturale che un video con titolo clickbait, contenuto in cui si fanno vedere solo numeroni in situazioni assurde, come il 90% di quelli americani facciano più views. È normale, il 90%, no, il 90% no, un buon 70% della community guarda il numerone, non si sta dietro a pensare al PG, ma al turno, ma questo, o perché non ne ha lo sbatto, perché devi avere anche lo sbatto di fare certe cose, perché non sa neanche che esiste la possibilità di fare certi ragionamenti. In quanto la maggior parte della community, il che non è negativa come cosa, non è altro, è fatta da giocatori che vogliono semplicemente passare il tempo. Non è fatta da gente, anzi, forse anche più da tanti in questo caso, la gente che vuole star là a trovare la soluzione. Anche questo si vede tranquillamente nei gruppi Facebook, in cui le stesse identiche domande vengono fatte più volte. E se alcuni di voi magari si chiedono perché io su Facebook ormai risponda poco, oltre perché ho poco tempo, e anche perché io sono dell'idea che viene data risposta una volta, vengono messi video, viene fatto tutto quanto. Se la gente davvero ha voglia, motore di ricerca, se la può cercare la risposta, cioè non costa nulla, assolutamente nulla, cercarsi la risposta da soli. Purtroppo siamo in un'era in cui fare le cose da solo è troppo complesso, quindi buona parte della gente chiede. E da un lato, non fraintendemi, io non parlo di ogni singola domanda, perché se viene chiesto, faccio l'esempio, sotto un mio video, quando escono Gogeta questo, pullo su quell'altro? Ecco, domande così, io molto spesso sinceramente non ci rispondo neanche, perché l'avrò detto in 20 video, più ci avrò fatto il video apposito. La gente è sul canale, come non gli costa nulla scrivere, non gli costa nulla andare nel video, anche perché i video con quelle risposte di solito non sono video di 50 ore, cioè non sono video showcase da 30 minuti, debate da 30 minuti o altro. E se anche lo sono, cavolo, vuoi una risposta chiara e concisa, è il modo migliore per averla. Poi ci sono invece altri generi come tipo: io ho questo PG, questo PG, questo PG, ho questo numero di stone, avrei questo, quelli molto più articolati. Quelli posso anche pensare a rispondere sotto i miei video, almeno rispondo anche. Poi su Facebook sono troppi, non ho il tempo materiale di starci dietro. Però sotto i video, in quel caso, se non rispondete voi, perché molto spesso io vedo delle risposte là, se la risposta è giusta, metto o il cuoricino o il mi piace alla risposta per far vedere che ho notato la risposta, la approvo e tutto quanto, quindi la penso anch'io. Poi quando ci sono domande naturalmente più complesse, più specifiche, ci sono discussioni, la dico la mia, perché è normale che non per tutto c'è una risposta facile da trovare, assolutamente. Ci sono delle domande talmente specifiche, talmente strutturate, che è naturale che bisogna dare una risposta. Però il 90% delle volte non è così. Sono delle domande a cui è stata data la risposta 100 volte e tecnicamente il modo di trovarle c'è. E quando a volte mi sento rispondere, perché quando io faccio questo ragionamento lo sento come risposta, e da una parte ci può anche stare, ma non ho tempo di starmi a vedere un video, io vorrei tanto rispondere. Io lavoro dalle 7 di mattina alle 10 di sera, ma ho tempo di stare dietro la community, rispondere, fare i video e tutto quanto. Se ho tempo io di far questo, è molto difficile che ci sia gente che davvero non ha tempo di cercarsi un video. Esistono, perché c'è gente che lavora probabilmente più di me, orari più stretti e altro, counter. Però è difficile, bisogna trovarla la gente. Non è così facile. Ci sono, ma dubito che tutti quelli che dicono così
abbiano questa risposta. Cioè, abbiano davvero. Qua inizia a rompere i maroni. Ok, va bene. Allora, qua un attimino, perché qui mi rompo un po' le scatole. Gira. Perché è una special. Vabbè, ho tanti HP, dovrei diminuisce la difesa la special di Jiren. Non me lo ricordo minimamente se diminuisce la difesa. Ah, vabbè, ok. Scusa. Putte sega, cioè, mi lancia al massimo la special, poi è morto. Andiamo in docca magari, così mi ricarico gli HP. Vabbè. Non mi sto preoccupando, ma ha crittato l'active. Un conto è quando davvero le persone non hanno tempo, un conto è quando non hanno tempo per pigrizia pura, perché tanto è facile avere la risposta e tutto. Poi anche questo non è una verità, non è detto che io abbia ragione, sono dei punti di vista per come sono io caratterialmente. Io, se c'è un posto dove posso cercare, io cerco, non chiedo. Tanto così all'epoca in cui ho iniziato Dokkan, forse avrò fatto una o due domande all'inizio, inizio pre... Un secondo solo, ragazzi. One second, please. Il caro Burrazzi che deve ringraziare. Deve ringraziare che ho salvato il suo nome di recente. Altrimenti, ora, conoscendomi, mi sarei in qualche modo dimenticato. Il suo numero sarebbe stato globalmente dato. Allora, un secondo. Secondo solo, ragazzi, eccoci qua. Oh, no, mi sono distratto, no. Sono distratto! Stavo dicendo a Blasic che un secondo e finisco di registrare e non ho fatto un cavolo della donna. Vabbè, non cambia, cioè, è distrutto sto poraccio. Però che tristezza! No, vabbè, che tristezza davvero! Io ero distratto, vabbè. Non commento, che faccio prima. Da qua implode il poraccio, cioè. Ok. Quindi, questo è il mio pensiero. Questo è il mio pensiero riguardo alla questione sciocchese in generale, riguardo qualcosa che vorrei vedere nella community, ma so che non ho il diritto di chiedere. Cioè, sinceramente, so che in realtà non ho motivo di chiederlo, però piacerebbe davvero che la community iniziasse a diventare anche qualcosa che si autogestisca, perché cavolo, a volte è terrificante vedere come hanno il video con la risposta sopra e loro la fanno comunque la risposta, la domanda, cioè mettono su YouTube in risposta al video la domanda che dicono in video senza neanche aprirlo. Allora là, cioè, là proprio sei da pigliare e da buttarti Priscilla in faccia, perché cavolo, là o lo fai apposta oppure davvero manco di premere un tastino, cioè, c'è un limite nel video. Comunque, questo era lo showcase, il team ha girato bene, quindi non so quale possa
Oddio, quale busca sai? Anche cucire l'avevo detto. Critta? Dopo ha bisogno di aprire. Che triste come cosa. Quanto di batteria? 14%. Dovrebbe bastare. Allora, non mi dovrei dover preoccupare, cioè non penso regga ad arrivare a picchiarmi Tora, a cui devo dare ability, che sta poco da fare, mi devo dare Kai ability, tanto ne ha regalati 102 miliardi, mi posso anche dare Kamehameha. Ah! Oddio! Non sono più tanto sicuro che crepi. Aia, morire non dovrei morire. Cazzo. 500.000 di vita. Qua ho sbagliato un pochino i calcoli. Qua le ho buscate parecchio più di quanto pensavo. Vabbè, muore, ciao. E per questo, questa è l'unica cosa utile dei Super Saiyan 4, la velocità con cui fai, cioè, li ho rivalutati dalla pre-analisi, cioè ora sono, anche perché li ho provati con mano, sono sicuro al 100% di quello che ho detto nell'analisi, sono meglio dell'LR terzo anniversario. Cioè l'LR terzo anniversario, dopo l'uscita di questi due, cadono nei bassi fondi come PG del cavolo, meccanica sbagliata di base. Questi hanno una meccanica che ha senso, esagerata per la difficoltà degli eventi, perché è esagerata, non li fa barati perché comunque usata negli ultimi eventi la loro meccanica, se non crit i danni sono bassi, però funziona, non solo è migliore dell'R, devo fare anche la top LR in realtà, quindi vedremo, tanto è qua, devono andare tra fine febbraio e inizio marzo. Fate sapere cosa ne pensate, noi ci vediamo domani con l'analisi dei team.